Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa. Ormai mi sono appassionata a questo tipo di video e tutte le volte che vado a fare una spesa un pochino più corposa mi viene la voglia di fare il video. E questa volta in particolare volevo fare questo video perché ho fatto la spesa al supermercato di più e ho visto che qua su YouTube c'è qualche svuota la spesa di più, appunto, però non tantissimi, comunque non come ce ne sono di Lidl, di Esselunga o di altri supermercati. E quindi ho pensato che condividere i miei acquisti al di più poteva essere interessante. Il di più è un supermercato, è un discount che assomiglia molto all'INS come supermercato, più o meno hanno prodotti simili. E io faccio la spesa lì molto spesso e mi trovo molto bene perché hanno veramente dei prodotti ottimi. Però mi fermo con le chiacchiere e passo subito a farvi vedere prima i prodotti surgelati, così poi vado a riporli in frigo e poi passiamo al resto. Ho comprato due tranci di salmone di questo genere, così, questi sono già surgelati e sono veramente ottimi, io li cucino in tutti i modi e mi trovo benissimo. Poi ho preso una confezione di patate da fare al forno, queste qua sono in spicchi, quindi mi piace molto questo formato che hanno e anche queste sono ottime. E poi ho preso una confezione di piselli surgelati di questi, anche questi sono veramente ottimi. Poi uno yogurt ricetta greca, questo qui in particolare è al cocco, è da 170 grammi ed è uno dei miei yogurt preferiti, quindi io questo lo prendo molto spesso. Ho preso poi della frutta, diciamo di bosco, che a me piace tantissimo. Ho preso una confezione di mirtilli neri e una confezione di lamponi. Questi sono due frutti, soprattutto associati, messi insieme, che io adoro. Mirtilli e lamponi sono i miei frutti preferiti. Purtroppo non si trovano tanto facilmente, soprattutto non si trovano tutto l'anno, però io quando li vedo di solito me li compro. Rimanendo sempre in tema di frutta, ho preso una banana, poi ho preso le pere, ve ne faccio vedere solo una, comunque sono queste qua piccoline, queste pere così, che a me piacciono veramente tantissimo perché hanno proprio un sapore molto delicato, secondo me. Poi una confezione gigante di albicocche, queste noi le mangiamo veramente come se non ci fosse un domani, le mangiamo tantissimo, mangiamo moltissime albicocche e quindi quando ci sono prendo la confezione un po' più grande. Poi rimanendo sempre in tema di cibo sano, ho preso la verdura e sono zucchine, sono tutte qua dentro, comunque sono queste qua, diciamo un po' più chiare, che io comunque adoro perché mi piacciono tantissimo le zucchine. Poi una confezione di minestrone, questo qua già pronto, questo è già tagliato, già fatto, praticamente è sufficiente scaldarlo ed è pronto ed è comodissimo per tutte quelle serate in cui noi arriviamo a casa tardi e quindi non ho il tempo di mettermi a cucinare delle cose più lunghe, più complicate, che richiedono comunque una cottura con tempi diciamo lunghi. Questo qui in 5 minuti è pronto, in 5 minuti quando siamo stanchi abbiamo la cena pronta ed è veramente comodissimo, quindi io questo ve lo consiglio. Poi ho preso una confezione di grissini integrali, però su questo devo fare una premessa. Adesso io vi farò vedere la confezione e la vedrete aperta, per il semplice fatto che ero in macchina, dovevo aspettare il mio compagno e sapevo che avrebbe impiegato un bel po' di tempo ad arrivare perché stava facendo una commissione, una cosa lunga, e io avevo una fame incredibile. Erano le 8 di sera, quindi era ora di cena. Ho aperto la confezione in macchina e ho mangiato due grissini, che lo so che è una roba da disperati, però ragazzi, avevo fame e ho fatto così. Comunque i grissini sono questi, sono buon piemontesi come marca e sono vegan, quindi ora io non sono vegana, quindi non presto tantissima attenzione a queste cose, però per chi di voi fosse vegano sappiate che questi grissini che trovate al supermercato di più non hanno ingredienti di origine animale, quindi sono senza strutto, con olio di riso e sono buonissimi, vi assicuro che sono buonissimi. Sono stirati a mano, quindi sono artigianali, sono veramente dei grissini ottimi che io vi consiglio. Ovviamente anche se non siete vegani ve li consiglio, infatti io non sono vegana e li compro perché comunque sono veramente buoni. Poi ho preso anche dei grissini classici, quindi questa volta non per vegani, diciamo, ma normali, che sono della marca Del Grano, sono questi qua, e questi li ho presi perché sono confezionati singolarmente, quindi hanno i pacchettini più piccoli confezionati singolarmente e vanno benissimo o da portare in giro, comunque da avere come snack nella borsa, insomma, sono comodi, diciamo, per quel motivo.
E inoltre questi non sono integrali, quindi li ho presi anche bianchi perché comunque la roba integrale diciamo che piace più a me, però se per caso qualcun altro volesse mangiare dei grissini bianchi, quindi non integrali, ho preso questi. Poi ho preso un pacchettino da 500 grammi di zucchero di canna perché comunque lo utilizziamo spesso, quindi per averlo, diciamo, per avere un pochino di scorta, ho deciso di prendere questo qui più piccolo perché di solito lo prendo da 1 chilo, però insomma ho trovato questo, mi è sembrato anche più pratico, più comodo, poi per me che ho la casa piccola e non so più dove mettermi la roba, sicuramente più piccolo è meglio. Poi ho preso una confezione di pomodoro, passata di pomodoro, quella classica. Questa è comodissima perché ha le tre confezioni piccoline, così. E io questa la utilizzo quando faccio la pizza in casa, perché se apro comunque il barattolo di passata di pomodoro grande, poi non può stare aperto tanto, lo devo usare e quindi poi sono costretta comunque a cucinare col pomodoro, fare del sugo, del ragù, insomma quello che è. Invece quella la uso solo per la pizza, è praticamente monodose e quindi una volta aperta poi la uso tutta, quindi poi posso buttare via la confezione senza dovermi preoccupare di avere il sugo aperto e quindi dover fare poi altre cose. Poi ho preso un pacco di brioche integrali, queste qui sono fresche, queste sono buonissime, della marca Bonjour. Se per caso qualche supermercato nella vostra città le tiene, provatele perché sono ottime. Poi ho preso una confezione di cereali fitness della Nestlé, questi qua. Io l'ho scoperti da poco questi e me ne sono letteralmente innamorata perché mi piacciono tantissimo. Li ho assaggiati per caso, io che ero una che non mangiava mai cereali, mi sono innamorata letteralmente di questi cereali. Li ho assaggiati per caso, mi sono piaciuti e da quel momento in casa mia non mancano più. Poi ho trovato finalmente le barrette di sesamo, perché a me piace il sesamo, mi piace un po' in tutti i modi, mi piace sul pane, mi piace metterlo nelle ricette, però in particolare mi erano piaciute le barrette di sesamo che avevo trovato alla Lidl in Croazia, quindi se avete visto il video svuota la spesa dalla Croazia, vedete che ho preso quelle barrette e le ho trovate al di più, non sono le stesse, però sono molto simili. Una è senza glutine, una invece al glutine, ne ho preso due tipi più che altro perché volevo assaggiarli tutte e due e capire quali mi sarebbero piaciute di più. Sono queste, sono proprio barrette di sesamo molto classiche. E ho preso poi invece delle barrette, diciamo un pochino più sfiziose, che sono quelle ricoperte di cioccolato, che hanno il sesamo e il cioccolato. Poi ho preso semplicemente una confezione di guanti usa e getta, questi qui da utilizzare per fare le pulizie, insomma quelli comunque veloci che poi vengono gettati via una volta utilizzati. Come ultima cosa vi faccio vedere un prodotto che volevo comprare già da un sacco di tempo, ma non riuscivo a trovarlo in commercio. Poi, come per magia, nel panificio sotto casa dei miei genitori sono riuscita a trovare questo prodotto. Quindi questo non fa parte della spesa al di più, ma l'ho preso a parte in questo panificio, che è questo tipo di pasta. Questo tipo di pasta, che sembrano un po' dei cappellini, se li vedete, vedete che hanno un po' la forma del cappellino, può sembrare, possono essere mangiati sia così, ma possono essere, diciamo, riempiti con un ripieno qualsiasi, quindi ricotta e spinaci, prosciutto e formaggio, zucca, tutto quello che volete, e messi uno sull'altro vanno a formare della pasta ripiena che assomiglia un po' a dei ravioli rotondi, diciamo. Spero che li vediate bene. Se voi li mettete uno sull'altro, potete riempirli e crearvi i vostri ravioli tondi. E a me questa pasta è sempre piaciuta tantissimo, l'ho sempre adorata, ma poi l'avevano praticamente tolta dal commercio. L'ho trovata, ho voluto ricomprarla e vi dirò di più. Nel momento in cui farò una delle mie ricette con un tipo di ripieno qualsiasi, vi farò anche vedere come la chiudo, come vado a fare appunto questa ricetta e insomma la condividerò con voi perché è una cosa che mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Quindi concludo questo video con questo prodotto che mi ricorda quando ero bambina. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.